Qua siamo già indietro, cioè io ne sono certo. Pot, papa, doliva, allora questo qui è l'est quinte. Alla batteria c'è Alessandro Mansutti, al contrabbasso c'è Alessandro Turchetti, quindi abbiamo due Alessandri nello stesso gruppo, due su cinque. Poi c'è Filippo Refice al sax tenore, ogni tanto il flauto anche. Poi c'è Mirko Cisini una tromba, io sono un gessello. Il repertorio del quintetto è composto per lo più da brani originali oppure da trascrizioni tratte da repertorio di musicisti come Terence Blanchard, ad esempio, Buddy Shaw, insomma musicisti che si rifanno in qualche maniera all'esperienza jazzistica dell'hard bop, in poche parole, però diciamo così molto aggiornata. Tutti gli elementi di questo gruppo qua suonano al 120%, a parte lui, e quindi è anche un po' una rarità, nel senso che spesso nel mondo del jazz, almeno qua da noi, c'è molta flema. Mi permetto, no? Comunque uno viene a sentire un altro concerto e c'è tanta dialettale. Il gruppo quintetto classico, insomma, c'è tromba, sassofono e sezione ritmica, che è una delle formazioni, come si dice, assolutamente più diffuse nella storia del jazz. In poche parole è come se fosse una specie di big band ridottissima, no? Perché conserva in qualche maniera questo gioco che c'è tra ottoni, brassi, insomma, e le ance che sarebbero i sassofoni. È la situazione di quel tipo lì, per cui si può scrivere in maniera molto orchestrale, insomma, si possono incastrare bene le cose tra di loro. Quando gli incastri riescono e loro ridono, ovviamente, come pazzi. Mi raccomando, il 2 febbraio 2012.